Ciao a tutti fratelli marziali, io sono Marco Grastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. Prima di cominciare ragazzi vi informo che se nel caso voleste acquistare questo libro trovate in descrizione tutti i link utili a contattare il maestro Samuele. Dovete parlare direttamente con lui se volete appunto la sua opera. Samuele in questa sua opera quindi che cosa ha fatto? Ha fuso, ha messo insieme la sua grande esperienza nel mondo del fitness con la sua appunto esperienza nel campo delle arti marziali, nello specifico nel karate do. Anticipo una cosa, qui dice che la preparazione fisica atletica nel karate do, in realtà è un libro che secondo me si può applicare in modo piuttosto generico a qualsiasi disciplina da combattimento, perché nel libro ci sono elementi che vedremo in seguito, naturalmente, facciamo una cosa alla volta, ma vi anticipo che ci sono elementi applicabili ad ogni disciplina da combattimento, perché molto spesso alla fine la dinamica di un diretto, che sia un gyakutsuki o un diretto di box, è chiaro che non sono proprio la stessa cosa, però gli elementi che ci sono in questo libro vi permetteranno di apportare anche quelle modifiche necessarie a sviluppare la forza nella vostra disciplina specifica. Quindi nel libro sì, si parlerà di karate do, ma io ad esempio faccio kenka, c'è chi fa goju e penso che sia un libro utilissimo anche per chi fa altri stili di karate e, come ho appena detto, anche per chi fa un'altra disciplina inerente sempre agli sport da combattimento, perché ci sono esercizi di potenziamento basato sulle rotazioni, sulle spinte, su sollevamenti che sono funzionali al lancio di un pugno, di una gamba durante i calci e così via, che ragazzi veramente si sposano con tutte le discipline da combattimento. Detto ciò, veniamo a noi e iniziamo a vedere un pochettino il libro. Come si dice, non si giudica un libro dalla copertina, noi lo iniziamo a giudicare proprio dalla copertina. Partiamo dal lato estetico fino ad arrivare al contenuto. A livello estetico a me piace tantissimo sia i colori scelti sia la semplicità del libro. C'è il maestro Samuele in copertina, scritta bella dorata, elegante, dorato con il nero. La quarta di copertina molto elegante, poi la copertina è una copertina rigida, sentite? Quindi è veramente di grande qualità. Anche le pagine sono quelle pagine plastificate, quindi sono molto molto resistenti e di grande qualità. Sempre da un punto di vista estetico barra estetico funzionale, ci abbiamo un sacco di immagini ragazzi in questo libro, naturalmente ve ne faccio vedere qualcuna. Vedete qui, ci sono questi esercizi qui e ce ne sono davvero tante, guardate, ve ne mostro altre, ok? Quindi ci sono, diciamo, delle foto che spiegano degli esercizi appunto che l'autore consiglia. Naturalmente non è sufficiente leggere il nome di un esercizio, guardare l'immagine e saperlo fare correttamente, questo ci tengo a specificarlo. È meglio sempre seguire un istruttore che vi spieghi passo passo la dinamica dell'esercizio, perlomeno fatevi un'idea anche guardando un video di qualche professionista su YouTube che spiega appunto l'esercizio in questione, altrimenti è normale che se vedete foto A e foto B e stiamo all'inizio e alla fine vi perdete quello che succede in mezzo, potreste farvi male ad articolazioni, no? Muscoli e così via, quindi fate molta attenzione, ok? Quindi adesso ragazzi andiamo sul contenuto, io direi via il dente, via il dolore e partiamo appunto dai difetti che ha questo libro. In realtà il difetto è uno solo, poi vi dirò tutta una serie di pregi che non finisce più. E qual è il difetto? Il difetto è nella lingua giapponese, ci sono fin troppi refusi. Ci sono dei refusi anche in italiano, ma quelli ragazzi quando si scrive un libro sono inevitabili.
Però quelli in giapponese credo che siano più importanti, perché se io leggo il libro e poi parlo con qualcuno e pronuncio una terminologia sbagliata, sbaglio. Se io invece al posto di ciao leggo ciao, so che si dice ciao e quindi non rischio di sbagliare. Ma con il giapponese è un pochettino difficile che questo succeda, cioè io leggo sbagliato e poi so la pronuncia giusta. Se già la so, ok, ma siccome tendenzialmente non la sappiamo, tendiamo a fidarci. E qui invece ci sono un po' di errori, ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Allora, innanzitutto abbiamo il classico Jiu-Jitsu, che abbiamo già detto che non è corretto, per quanto in Italia ormai si sia fatto talmente tanto uso e abuso di Jitsu, che se dici Jujutsu probabilmente non ti capiscono, però Jujutsu è il modo corretto di dire questa disciplina. Non a caso nelle altre discipline tipo Kenjutsu insieme al Kendo è Jutsu, Ninjutsu non è Jitsu. Quindi la trascrizione in italiano di quell'ideogramma è Jutsu, anche perché se diciamo Jitsu i giapponesi capiscono un'altra cosa. A parte questo errore che è il più comune, ce ne sono altri come ad esempio Gojo Ryu, in realtà è Goju Ryu o Gyaku Tsuki, ma in realtà è Gyaku Tsuki. Nella sezione dell'Hojo Undo, che adesso vado a ripescare, ci sono un po' di errori anche nella terminologia appunto dei vari attrezzi. Come ad esempio, vedete qui c'è il mettofuoco Makiagi. In realtà questo attrezzo si chiama Makiage Kigu e non Makiagi. Poi ce ne sono altri come questo, il Nigiri Gami, ma in realtà è Nigiri Game. E quindi ragazzi, ci sono un po' di questi errori, quindi se vi dovete affidare sulla terminologia in questo libro, diciamo, lasciate stare, non è il caso, non è il pregio principale di questo libro. Il pregio principale è che è un libro scientifico e in questo, ragazzi, io non smetterò mai di dirvi quanto abbiamo bisogno oggi di libri come questo, cioè di libri che mettano insieme le arti marziali e la scienza moderna. Parlando invece di un punto neutrale di questo libro, che non è né positivo né negativo, la storia del karate viene tracciata prendendo il ramo dello Shotokan, che naturalmente è il ramo dell'autore. Quindi ha tracciato questa linea storica che parte dalle origini un po' fumose del karate, perché origini certe purtroppo non ce ne sono, fino ad arrivare appunto al karate Shotokan. Per il resto, invece, andando sul contenuto, abbiamo già detto che è un libro scientifico e io vi faccio vedere questa immagine per farvi capire quanto è bello, che immagini fighe che ci sono e di conseguenza questo vi fa capire la qualità del libro da un punto di vista scientifico, perché vengono selezionate immagini veramente specifiche che vi fanno capire appunto come funziona il corpo umano e di che cosa stiamo parlando quando parliamo di preparazione atletica, preparazione fisica e così via. Quindi, oltre all'aspetto teorico, avete anche delle immagini visive chiare che vi aiutano a capire un pochettino argomenti che, sebbene siano argomenti complessi, non è che si può parlare di anatomia, fisiologia, tutto in questo libro, però vengono condensati lasciando l'essenziale che serve a noi artisti marziali, non dobbiamo diventare dottori, e viene spiegato il tutto in un linguaggio molto semplice, fruibile, quindi è adatto a tutti, ragazzi. Non vi spaventate quando io dico che è un libro con base scientifica, cioè non ci sono formule matematiche, equazioni di secondo grado, integrali, non c'è niente di questo, ragazzi. Intendo l'approccio appunto scientifico, parlando di forza, di potenza, di velocità, parlandone in maniera scientifica, quindi le formulette massa per accelerazione facilissimo, una moltiplicazione, non vi dovete spaventare in questo. E appunto c'è questo approccio qui a sostegno appunto della pratica marziale. C'è una parte infatti bellissima, ragazzi, quello che più o meno vi dicevo prima, vedete qui si parla di anatomia, e bisogna conoscere il corpo umano.
se vogliamo fare una pratica che ha a che fare appunto con il corpo, e bisogna conoscerlo. Vedete qui, ci sono, ti spiegano che cosa sono i legamenti, cosa sono le articolazioni, il tessuto connettivo, ok, i muscoli, piani di movimento, ok, vedete, con diagrammi, immagini veramente belle e chiare. C'è la fisiologia, ok? C'è la materia che studia come le componenti anatomiche funzionano. Viene spiegato, ragazzi, davvero in maniera molto molto chiara e precisa. Dicevo, perché è importante conoscere queste cose? Perché, ragazzi, nell'ipotesi più comune, qui siamo degli amatori, dobbiamo sapere, no, quali sono gli esercizi che magari sbagliamo e di conseguenza dobbiamo cercare di salvarci articolazioni e roba varia. Quante volte è successo nel mondo del karate, parlo di ciò che conosco, in cui c'è gente, super maestri, con anche in titanio, che sembrano più vicini a Iron Man che una persona normale, l'anca, il ginocchio, tutto in titanio. E perché? Perché hanno fatto un karate molto duro, ma duro nel modo sbagliato, cioè magari abbassa quel kibadachi, gli facevano abbassare il kibadachi, e l'autore stesso dice il kibadachi non è funzionale piegato in quel modo, vi rovinate le anche, perché l'essere umano non è fatto per avere quell'escursione articolare dell'anca. Di conseguenza, ragazzi, avere queste dritte significa salvaguardare la propria salute, e non solo. Se siamo degli insegnanti, significa salvaguardare la salute dei nostri allievi e atleti. Quindi, ragazzi, è importantissimo. Poi qui abbiamo la biomeccanica, cioè come il corpo umano si muove, e vedete qui ci sono degli esempi in cui l'autore mostra un esercizio svolto in maniera scorretta e un esercizio svolto in maniera corretta. Quindi vi dà, appunto, come dicevo, delle linee guida per preservare voi stessi. Ecco perché dico che questo test è molto importante, perché non solo migliorerete la vostra disciplina marziale, diventerete più forti, più veloci, più tecnici anche, perché come vedremo la forza supporta la tecnica. Non solo tutto questo, ma voi preserverete la vostra salute e anche quella dei vostri allievi se insegnate. Poi qui l'autore fa una bella differenza che chiarifica un pochettino, perché voi sapete, no, magari escono nuove robe, ok, è uscito il functional training, ok, si inventano una roba ogni giorno e quindi è difficile riuscire a capire se è una fregatura, se è marketing, se è effettivamente una cosa nuova. E qui l'autore ci toglie ogni dubbio facendo questo schemettino qua, in cui ci spiega la differenza fra il functional training e l'allenamento tradizionale. Nel functional training, ad esempio, c'è l'individuo al centro, mentre nell'allenamento tradizionale ci sono gli strumenti di allenamento al centro. Nel functional training al centro c'è il movimento, mentre nell'allenamento tradizionale c'è il focus sul muscolo, cioè io devo allenare il bicipite nel modo specifico, mentre nel functional training c'è al centro il movimento. Pensate ad esempio all'utilizzo dei kettlebell, che impiegano tutto il corpo e quindi ci si concentra sull'esecuzione tecnica corretta. Tu andrai naturalmente a potenziare con determinati esercizi maggiormente il bicipite, ma alla fine lavorerà tutto il corpo, perché è quello che serve a noi artisti marziali, è proprio far lavorare tutto il corpo in armonia. Poi, vabbè, ci sono tutti i sistemi energetici, e qui sistemi energetici singoli, non andiamo nel dettaglio perché dovrei spiegarvi e andare a cercare, andare a spiegare bene di che cosa stiamo parlando. Le catene cinetiche, appunto quello che avevo detto prima, il functional training è basato sulle catene cinetiche, cioè appunto il movimento in relazione a tutto il corpo e non sul singolo distretto come allenamento tradizionale. E anche qui le tre fasi della concentrazione, della contrazione muscolare, fase concentrica dominante, lasciamo stare queste cose un pochettino più specifiche, perché se le volete sapere vi dovete acquistare il libro. E ancora, ragazzi, vedete qui diagrammi per farvi capire l'importanza, no, dei vari settori. E qui ci abbiamo le capacità condizionali, la mobilità articolare, la forza, la resistenza, la velocità, la potenza. Nel libro viene chiaramente spiegato che la parte essenziale è la forza. Una cosa che viene trascurata
appunto nel mondo del karate molto spesso, almeno di un certo tipo di karate, del quale ho fatto anche esperienza, è appunto la preparazione fisica e atletica. L'autore ne è consapevole e per questo appunto ha voluto dare il suo contributo. Difatti c'è una bella sezione sulla parte finale che parla proprio dei tabù, delle curiosità e appunto dei miti da sfatare nelle arti marziali. Uno di questi è proprio il fatto, l'adagio che dice la forza non serve, mentre dalla forza nascono tutte quelle qualità che servono all'artista marziale. Se voi avete dei muscoli forti, potete lavorare sulla velocità, perché è la forza di contrazione, mettiamola così, vi dà appunto quella velocità. Ma se non avete muscolo, non riuscite ad essere veloci. Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, è muscolosissimo, ok? Cioè, non è che è magrissimo, cioè non è muscoloso come, non so, uno strongman, perché si allena in modo differente, si allena appunto per la corsa. Lo strongman si allena per sollevare pesi, noi ci dobbiamo allenare per tirare pugni e calci, quindi questo libro è sviluppato per noi. L'esempio di Usain Bolt era per farvi capire che qualsiasi sport fate ai massimi livelli bisogna avere una certa prestanza fisica. Qui altro aspetto veramente molto interessante, io devo correre, diciamo, vi sto dando un'infarinatura, non vi posso spiegare un libro in un episodio e andare nel dettaglio, poi essendo cose scientifiche è importante andare nel dettaglio, io purtroppo devo farvi un'infarinatura e vi dico che ci sono i meccanismi energetici in cui ci parla proprio, ad esempio, di dove il corpo umano va a prendere le sostanze utili al nostro organismo per, no, sviluppare energia, carboidrati, grassi, le proteine, l'ATP, e ci spiega come è composta l'ATP, il sistema anaerobico a lattacido, il sistema aerobico, il sistema anaerobico lattacido, e ci spiega la differenza fra questi. E perché è importante sapere la differenza fra questi? Perché in base alla disciplina che voi fate avete bisogno di un tipo di allenamento in virtù degli scopi della vostra disciplina. Mi spiego, se voi fate una maratona, allora magari dovreste preferire un tipo di allenamento che miri appunto ad avere una resistenza costante e prolungata nel tempo. Per chi invece deve fare degli stacchi velocissimi, magari sollevare un peso molto elevato in cui la sua prestazione sportiva dura 3 secondi, cioè lo stacco, deve fare un altro tipo di allenamento. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di sviluppare un intero anno, ad esempio, di allenamento, pianificazione di un intero anno di allenamento in virtù di quei 3 secondi di stacco, in virtù della maratona, o come nel nostro caso, magari di karateka che hanno da fare un round da 3 minuti. In quei 3 minuti, ragazzi, se fate pugilato sono 12 round, ok? Se state nel professionismo, questo per dirvi che vi fa capire come si passa da un allenamento fatto a caso, ok, oggi faccio questo perché comunque lo devo fare, non lo faccio da 6 tempo, a un allenamento programmato, misurato in base alle nostre necessità. Quindi guarderemo a volo d'aquila la nostra disciplina e vedremo: caspita, io devo usare il sistema anaerobico a lattacido perché la mia disciplina si basa su quello, di conseguenza io devo fare determinati tipi di esercizi perché lavoro maggiormente in quella fase lì, ok? Quindi è molto molto importante fare proprio questo upgrade nella nostra disciplina. Adesso voglio leggervi un passaggio che chiarifica anche il titolo della copertina, cioè la preparazione fisica e atletica nel karate do. Perché fisica e atletica? Molti tendono a confondere queste due cose come se fossero sinonimi. In realtà vi leggo questo passaggio qui, in cui appunto il maestro Samuele ci dice questo deve essere proprio impiantato nel cervello. Ogni karateka deve passare assolutamente dalla preparazione fisica, che si esprime con il conseguimento della mobilità articolare e della forza generale. La preparazione atletica nella nostra disciplina marziale rappresenta la preparazione fisica adattata e relativa al karate,
caratterizzata dai parametri specifici e finalizzata ad acuire le capacità condizionali superiori, come la potenza, la resistenza alla potenza, cioè quanto noi riusciamo a mantenere costante la nostra potenza nel tempo, creando protocolli di allenamento particolarizzati alle esigenze dell'arte da combattimento, oltre che a ridurre il rischio di infortuni. Che la preparazione fisica sviluppa quello che è la forza in generale, un corpo sano e così via, mentre la preparazione atletica è la preparazione fisica vista nell'ottica della disciplina specifica, ed è molto importante capire questo. L'autore qui poi ci fa, ragazzi, un lavorone, cioè ragazzi, ci sviluppa un piano di allenamento annuale, ok? Un anno di allenamento potete sviluppare, ok? E non solo un anno, non è che poi fate questo, poi l'anno dopo, no. Vi fa l'esempio generale, partendo dal presupposto che vi allenate almeno due volte alla settimana, e da lì sviluppa un piano di allenamento. Ripeto che il piano di allenamento è così chiaro che potete adattarlo alle vostre discipline, alle vostre esigenze. Se vi allenate 3-4 volte lo potete adattare facilmente. Vi faccio un esempio: qui abbiamo il mese di aprile e ogni mese è adattato, va a sviluppare una parte che ci serve, magari un mese dedicato alla velocità, ok, poi magari va ripreso dopo 3-4 mesi, quindi vedete che è appunto un programma annuale ben strutturato. Se ad esempio a gennaio faccio un qualcosa, non è che poi non la faccio più fino a gennaio, magari la rifarò, adesso sto inventando per non andare nello specifico, la rifarò a maggio per consolidare certe cose, ma anche per dare un boost, ok? Quindi nel mese di aprile c'è la seduta A, cioè magari allenamento del martedì, e la seduta B l'allenamento del venerdì, e ci abbiamo il warm up, vi spiega joint mobility, mobilità articolare a posizione retta, 3-5 minuti di riscaldamento, mobilità tramite functional movement, primitive functional movement, la main part, cioè la parte essenziale, deadlift con bilanciere, kettlebell in stripping 1 più 2 più 3, hamstring curl con suspension training, pull up full, stanno tutti scritti gli esercizi che dovete fare. Ci sono anche, vedete qui, le dimostrazioni degli esercizi. Naturalmente vi ripeto che qui ci serve per capire più o meno di che stiamo parlando, però non è che guardi l'immagine A e B e riesci a farlo. È importante seguire un maestro, è importante perlomeno, ragazzi, guardare un video su YouTube, ma un video serio che spieghi passo per passo come muoversi, perché ragazzi, se sbagliamo questi esercizi ci facciamo male, mi raccomando, mi raccomando. Come vi avevo anticipato, poi abbiamo tutta una serie di robe interessanti sui tabù, curiosità e falsi miti, come ad esempio, dico qualcuno, non vi spoilerò troppo, le anche nel karate non si aprono e non si chiudono, cioè noi in gergo diciamo che okay, apri l'anca, chiudi l'anca, ma in realtà ci stiamo riferendo alla posizione del bacino rispetto all'avversario. Una cosa che abbiamo già detto è il non pensare mai e poi mai che la forza e la potenza delle tue tecniche derivi esclusivamente dalla tecnica e dall'esperienza. Cioè non è che se fate la stessa cosa, lo stesso pugno 50.000 volte senza sviluppare anche una certa forza fisica, non è che prima o poi vi risvegliate un giorno, wow, quel pugno mi è diventato magico. Cioè non è che vi cade la conoscenza dall'alto e l'abilità insieme alla conoscenza se fate sempre la stessa cosa. Di conseguenza si lavora fisicamente per portare quel pugno e quella tecnica ad un livello veramente ottimale, cioè non viene nulla lasciato al caso, ragazzi. Quindi qui, altre qui, sia scopo difensivo sia scopo offensivo, che per garantire la loro giusta dose di salute devi prendere consapevolezza delle tue scapole. Esse sono primarie nella pratica del karate e sono governate da questa regola: scapole stabili e spalle mobili. Quindi anche quando vi dice, quando fai mulinare le braccia come meglio credi nelle tue tecniche, in linea generale le tue scapole non devono mai elevarsi. Quindi è molto importante, ragazzi, vedete quanto sono importanti questi dettagli, perché veramente è questione di salute. Cioè voi fate un esercizio e dici, ma io magari vi svegliate un giorno, oh, mi fa male qua, come mai, non ho fatto niente di particolare, magari non sapete che appunto
un esercizio che voi pensate di fare in maniera corretta, non lo fate in maniera così corretta. Quindi vedete, vi dà veramente un'idea di quanto sia importante la ricerca. Ecco, questo libro è già un libro di ricerca ed è un libro che vi invita a ricercare. È proprio quello, vi invita a non, lo dice più volte l'autore, vi invita proprio a non accontentarvi mai e a formarvi continuamente. Qui c'è anche un bel paragrafo dedicato all'alimentazione in cui ci spiega i vari tipi di carboidrati, poi ci spiega i grassi, le proteine, vitamine, acqua, sali minerali e così via. Naturalmente l'autore specifica che ragazzi questo non è, ecco, guardate, ve lo scrive proprio in super maiuscolo, ok? Cioè, rivolgiti sempre ad uno specialista prima di commettere errori nel dosaggio di una delle sostanze nutritive di cui hai letto in questo manuale. Quindi non è che leggete questo, ok, c'ho la laurea in nutrizione. No, ragazzi, questo è per darvi sempre in linea generale l'idea appunto del corpo umano, dove va a prendere le sostanze, di quante proteine in media ha bisogno un uomo, una donna e così via. Si parla in media, ok, però è chiaro che ognuno è diverso, ognuno deve capire tramite degli esperti, dei nutrizionisti, qual è il dosaggio giusto per lui. Quindi ragazzi, io penso di aver detto tutto, oddio tutto, non proprio tutto, fra virgolette, penso di avervi dato un quadro generale di questo libro, La preparazione fisica e atletica nel karate-do di Samuele Di Paola. Abbiamo detto che è un libro a carattere scientifico, non vi spaventate, non ci sono equazioni strane, non dovete imparare a costruire bombe, a fare niente, è una cosa tranquilla. L'approccio è scientifico per farvi capire appunto il rapporto che c'è fra lo sviluppo del fisico, della propria tecnica, delle arti marziali e appunto la scienza. Tradotto, non fate le cose a caso, fate le cose con metodo, e per questo c'è questo libro, ragazzi. Mi raccomando, se volete acquistarlo, contattate l'autore, trovate tutti i link in descrizione. Per il resto vi invito ad iscrivervi al mio canale, a seguire il maestro Samuele Di Paola, a seguire i miei progetti. Noi ci vediamo alla prossima, un caro saluto a tutti. Un caro saluto a tutti, ragazzi, e mi raccomando, è un bel librone, raga, è un bel libro, merita davvero tanto. Io mi auguro che il maestro Samuele ne faccia altri, magari affrontando un argomento specifico ma in maniera più dilatata, perché il mondo delle arti marziali ha bisogno di libri come questo.